Va bene, abbiamo iniziato questa sessione per Terry. Ciao Monica. Ciao Lucio, ciao Terry, ciao a tutti. Allora, connettiti più profondamente alla nostra amica Terry. Monica, ti accompagno e ti aiuto contando da 5 a 1. 5. 4. 3. 2, 1. Dimmi se la vedi. Terry mi si mostra quando ero una ragazza, mi fa vedere che sta bevendo tipo dello champagne, dello spumante, e sul fondo del calice c'è l'anello nuziale. Poi mi mostra che lo beve e questo anello gli rimane tipo, sai, no? Dentro di sé, per traverso, indigesto. Quindi non se lo ritrova in bocca, ma se lo ritrova in gola, indigesto. Questa è un'immagine simbolica, ovviamente. Sì, incastrato. Come una trappola, come un qualcosa di buono, di festoso, di allegro, il calice con lo spumante e lo champagne, e poi il tranello dietro, il prezzo da pagare. Ti dà l'autorizzazione, Terry? Sì. Sì, mi fa vedere che prova a cercare di deglutire, no? Questo anello in qualche modo, come se lo volesse un po' espellere o comunque, sai, no? Digerire. Dice di sì, così. Ok, la sessione è particolare, questa di oggi, ci sono tantissime persone in causa che chiameremo in parte perché la sessione è di Terry. Quindi oggi noi lavoriamo su Terry, non su altri, mai lavoriamo su altri, ma non diamo neanche così grande spazio agli altri se non sono accessori a comprendere la situazione di Terry. Quindi ci sono tante cose da vedere, partiamo subito sulla vibrazione. 6 miliardi. Percentuale di consapevolezza. 102%. Vite passate, precedenti, parallele. 1592. PSP. PS41%. PS59. Cervello. 6.3. Entità eteriche. Chiamiamole tutte. Allora, come rettile c'è tipo una vipera. Come felinoide c'è un leone. Poi c'è un insetto che è diviso a metà, la metà sinistra è una coccinella, la metà destra è uno scarabeo. Poi c'è Mosè con i 10 comandamenti. Chi è Mosè? Cioè com'è il DNA? Potrebbe essere Zeus in verità. Vedo due DL. Ok, basta, entità eterica. Mi sembra di sì. I 10 comandamenti cosa riportano? Comandamenti per Terry? Sì. Me ne vuoi leggere qualcuno? Non pensare a te stessa, occupati degli altri. Non ascoltare quello che vuoi tu, ascolta quello che gli altri ti dicono di fare.
Reprimi le tue emozioni. Per ora mi fa leggere questi. Anche il quarto, vediamolo. Musè Zeus fa quello che diciamo noi. Annientati. Cinque. Quinto. Ah, per ora mi dai puntini di sospensione, non mi fa vedere. Vabbè, ma l'andazzo è questo, insomma. Sì. Sacrificati. Sì, Sembra un po' più un adatto. sacrificio, no? Entità mentali, se ci sono. Io vedo un livello 5 che si chiama tipo reverenza, deferenza, accondiscendenza. È come una sorta di assoggettamento a una volontà e a delle persone che sono, che le sembrano più forti, no? E quindi si assoggetta al suo volere, mettendo da parte il proprio. Mi fa vedere proprio lei che si inginocchia, no? Ha una volontà che non è sua. La sua non conta più, mi fa vedere che si restringe e conta solo queste persone che quasi sono su un trono. Quindi lei le serve. Poi. Sono livello 5, io direi. Poi vedo un livello 3 che riguarda la fiducia. Vedo fiducia sia in se stessa che è scarsa. Perché è come se avesse ormai abbandonato, no? Un po' il contatto con quelli che sono i veri propri bisogni suoi personali, no? E quindi questo le ha fatto, secondo me, anche scendere un po' la stima e la fiducia in se stessa, non potendosi realizzare. Ma vedo anche a tratti poca fiducia in altre persone, perché questa sua sfiducia interiore è diventata anche esteriore. Tre e cinque, basta. Sostanzialmente sì, perché poi queste vanno ad abbracciare altre problematiche minori. Ci sono entità mentali collettive a cui si è connette Terry. Tipo, devo fare così, mi hanno detto di fare così. Ok, tiriamo fuori dal calderone delle 1592 vite parallele quella più all'opposto dell'attuale. Mi fa vedere che è un'avvocatessa. Mi fa vedere che è un'avvocatessa che vince tutte le cause, ha una carriera veramente brillante. E nonostante questo riesce anche ad avere una famiglia, vedo che ha due figli, ha un marito, tra l'altro molto bello, e che lei ha profondamente voluto. È proprio stato un matrimonio d'amore. È una vita molto piena, molto realizzata. Quando? Dunque, vediamo un po'. È agli inizi del Novecento. 1915, mi dice. Come si chiamava? Era una donna. Mi dice Jacqueline.
Va bene, impianti. Vediamoli. Il primo impianto è l'impianto mentale ed è un lungo chiodo che è piantato al centro, tra le sopracciglia. E la cosa curiosa è che mi dice che questo lungo chiodo, che poi ovviamente va oltre la testa, oltre il cervello, arriva all'amigdala, mi dice. E mi dice che l'amigdala è il luogo delle emozioni, in particolar modo è dell'associazione, no? Tra i ricordi e le emozioni. E quindi una forte interferenza riguarda questo, come se poi, ogni volta che si presenta un evento analogo, simile a un evento che ha vissuto nel passato, lei in automatico va a riprovare la stessa emozione. Passato anche di altre vite o passato suo? In generale, sì, anche di altre vite. È Beh, come voler questo. fissare questo chiodo vuole fissare questo aspetto qua. Questo le impedisce di fare nuove esperienze, però, perché la riporta Esatto, sempre alle stesse. esattamente. È una fissità, sì. È legato questo impianto mentale alla 5 o alla 3? O nessuna delle due. Dunque, in verità tutte e due. A tutte e due, perché le crea questo senso proprio di sfiducia, perché è come se non potesse uscire da un certo loop. E allo stesso tempo è anche quello che le annulla la propria personale volontà, il proprio personale volere, e fa sì che si adegui alle richieste degli altri. Le sue emozioni è come se fossero congelate, paralizzate, immobilizzate per essere al servizio di altri. Poi, altri impianti. Allora, è un po' particolare il fatto che io non vedo impianti alle orecchie, nonostante la sua problematica, ma lo vedo al naso e alle mascelle. Vedo poi più in giù la spalla destra, poi il ginocchio, il piede destro. In particolare mi porta l'attenzione su un impianto eterico a forma di triangolo che va dalle creste iliache e arriva giù fino alla vagina. E poi a sinistra mi fa vedere, dunque, mano sinistra e ginocchio sinistro. È importante l'impianto alle ginocchia, così lei rimane inginocchiata. Quella simpaticona della cantante Madonna mette il verso "Oh my knees" in ginocchio in quasi tutte le sue canzoni ultimamente, sempre che sia ancora lei ovviamente, proprio da brava serva qual è, del sistema qual è, e sempre trova sempre il modo di infilare nelle sue canzoni il verso "Oh my knees", vuoi che sia verso il fidanzato, vuoi che sia verso l'amore, vuoi che sia verso non so che cosa, e lei è sempre inginocchiata. Bene, Lo ok. sai che a proposito di questo, quell'entità eterica che abbiamo visto, ibrida, è un'ibridazione tra il primo e il secondo universo. Tipo la coccinella è il primo universo e lo Coccinella. scarabeo, sì, è il secondo universo. Basta. Questi sono gli impianti. Causa esoterica dei crampi, rossori alle gambe e bruciori. Allora, intanto io vedo che questi impianti che sono collocati alle ginocchia
che le servono appunto per farla rimanere assoggettata appunto alla situazione, farla rimanere in ginocchio appunto proprio, no? In deferenza di questa situazione, di fatto arrivano proprio ad irradiarsi più giù. È un effetto che va a coinvolgere anche la parte inferiore. E poi vedo proprio quasi sì, etericamente il fatto che è come se in un certo senso lei volesse alzarsi, ok? Non vuole stare in ginocchio e quindi fa leva sulla zona tipo delle tibie, va ad infiammare quella parte per potersi opporre a questa situazione. E vedo anche la presenza di diverse abduction, ma in realtà le vedevo di più quando lei era ancora in età fertile. Però è come se ci fossero rimasti, diciamo così, dei residui, delle conseguenze di queste abduction. Vedo proprio che la bloccano nella parte un po' sopra le caviglie. Sono dei blocchi stretti e vedo anche che ci sono tipo una sorta di iniezioni sottocutanee in quella zona. Perché è come andare a fortificare l'impianto delle ginocchia per tenerla maggiormente asservita. Perché in verità c'è una parte di lei che Non ci sta. Acufeni, no. causa esoterica. Dunque, io lo vedo legato all'impianto delle mascelle. Infatti mi fa vedere che potrebbe trarre beneficio da delle manipolazioni maxillofacciali. Non so come mai. Mi fa vedere qualcuno che le mette proprio le mani all'interno della bocca e le va a massaggiare, sai, in profondità, fino a quasi a salire verso l'orecchio, no? Mettendo le mani così in profondità. La parte della mascella di, diciamo, c'è cioè la giunzione. Sì. Stessa domanda per appunto il problema dell'udito, che ha portato appunto a un ipo udito a partire dai 30 anni. Quindi non è nata così. C'è No, non è stato nata un così, evento. infatti. Quasi, mi fa vedere quasi che lei non ne può più di ricevere, diciamo così, delle pressioni dall'esterno. Delle pressioni dall'esterno che ovviamente arrivano anche sotto forma di parole, arrivano sotto forma di lamentele, di richieste. Mi fa vedere questa specie di isolamento che lei mette in atto. Sua madre, Non papà, no, solo, non papà solo. o mamma? Cioè, ma vedo tanti personaggi qua molesti, tra virgolette, no? Che lei li percepisce proprio come questi bisbigli continui all'orecchio, perché alcune cose è come se fossero dette in maniera chiara e diretta. Altre invece è come se le fossero passate sotto forma un po' più sotterranea anche di sensi di colpa. Quindi quei detti non detti. E la vedo proprio quasi come una reazione per, non so, per riuscire a non sentire più tutte queste richieste, queste a volte anche delle insinuazioni. Commenti che lei non vuole più sentire. Ma a discapito poi nuovamente di se stessa. Cioè, invece che prendere in mano la propria vita e fare delle azioni per liberarsi, va a fare qualcosa che in definitiva poi
si dà la zappa sui piedi, va contro se stessa. Importante, esclude un canale di acquisizione di dati, che è l'udito, molto. che è importante e, come dire, si auto menoma. Menomazione, sì, automenomazione, sì, è vero. Angioma al fegato, causa esoterica. Il campanello d'allarme è stata il palato amaro e l'acidità di stomaco. Sì, ma lei proprio non poteva più a un certo punto. Cioè, io lo leggo molto a una sorta anche di rabbia repressa e di, non so come dirti, di frustrazioni su certe cose, come dire anche adesso basta. Ecco, quindi anche questo senso di amaro in bocca è proprio Fegato anche, amaro, no? sì, Rabbia. sì. Non poterne più. Anche se lei poi ha sempre comunque sviluppato un carattere abbastanza mansueto, no? Questa entità reverenza, quindi non manifestare, che ovviamente è ancora peggio, e quindi si manifesta nel corpo. Scarsa memoria l'abbiamo visto, è una delle entità. No, aspetta. Scarsa memoria no, è l'amigdala, è l'impianto. Sì. Connessi a mancanza di ricordi o quasi. E Terry ci parla di quella botta presa cadendo da una scala a pioli in casa. Io vedo che qua è stato proprio un tentativo un po' maldestro, no? Da parte della PS per fare una specie di reset. Era come se in qualche modo volesse darle uno scossone affinché lei poi potesse affrontare le successive vicende di lì a poco, no? Della propria vita in maniera differente. Ma ovviamente non ha ottenuto questo, no? È stato proprio Un tentativo di bozzato. darle una scossa fallito. Sì, esattamente così. Va bene, tu durante l'esposizione, tu Monica, durante l'esposizione dei punti hai visto il tema religione. Ora che sei più nella profondità della situazione, come lo vedi? C'è veramente questo parente, zio, non ricordo più chi, testimone di Geova in questa storia, che può interessare quella di Terry, di storia? La madre di Terry con la statua in casa? È come se, allora, la cosa particolare è questa, come se di fatto, avverto chiaramente quello che loro hanno detto, quindi il fatto che comunque il fratello poi si sia distaccato dalla religione dei testimoni di Geova, e anche questa nonna che aveva comunque una statua di dimensioni naturali della Madonna, poi di fatto non fosse proprio così ossequiosa nei suoi confronti, e questo è vero, però è come se fosse rimasta non tanto il culto religioso in sé, ma forse ancora peggio, cioè quella delegare il proprio potere personale ad altri. È rimasto questo profondo, come quando noi pensiamo ai religiosi, no? Che non riconoscono Dio dentro di sé, ma Dio è fuori. È come se fosse rimasto forte questo, non poter contare sulle proprie forze, ma spostare tutto fuori. E quindi anche gli eventi che accadono, non aver compreso che dipendono da noi, che dipendono dalle nostre vibrazioni, che dipendono dalle scelte della nostra anima. Attribuirli all'esterno, e l'esterno di volta in volta può essere magari la sfortuna, può essere di volta in volta l'altra persona che si comporta in una certa maniera. La religione, l'universo. Sì, perché poi Bene. di base il senso della religione è proprio questo, di toglierci il nostro potere, di non farcelo riconoscere, di non farci riconoscere che Dio siamo noi. Io affinerei questo pensiero anche sul discorso universo. A me iniziano a venire i nervi quando mi dicono: l'universo mi ha detto che adesso l'universo mi aiuterà. Ma è la stessa cosa. È un altro modo per dire Dio.
È la stessa cosa, è È stato più un altro New modo per dire. Age, hanno cercato di trovarlo, no? Ma di fatto, sai, no? Quello che fai uscire dalla porta fai rientrare dalla finestra. Esatto. In parte anche un po' il discorso legge dell'attrazione. Quando si attribuisce alla legge dell'attrazione in qualche modo un po' l'universo, una casualità che bisogna corteggiare, no? Bisogna servire. In realtà sì, ok, legge dell'attrazione, siamo noi fuori l'universo. Fuori questa entità divina che è fuori da noi, fuori quello che è Ecco. fuori da noi. Va bene. Vediamo brevemente le divergenze di confini con i parenti. Ci sono un sacco di parenti, ci sono un sacco di divergenze. Tutti vogliono qualcosa da Terry, anche quando i vecchi litigi sono più o meno sotterrati perché innescati da persone che non ci sono più. I parenti continuano su. C'è questa casa, c'è il confine, c'è la finestra da chiudere, da lasciare aperta, ci sono gli eredi. Analizziamola, va bene. Chiamiamo nei disincarnati, ci sono un sacco di disincarnati da chiamare, chiamiamo questa sorella legata alla casa, i cui figli adesso portano avanti una forma di causa, una forma di contesa nei confronti di Terry, che già una bella vita, insomma, più o meno l'ha avuta, anche no, e che ha già i suoi problemi. Le manca solo la causa per una finestra. Dai, parenti. Praticamente, sì, questa sorella deceduta da poco, che adesso appunto ha i figli che le stanno procurando dei disagi, si presenta con una pergamena aperta e sopra scritto su questa pergamena il grande clan. E quindi mi fa vedere questo contratto a cui lei stessa ha aderito, nonché tutti i componenti della famiglia, e incluso ovviamente Terry. E mi fa vedere questo grande clan come dunque una specie di ruota in cui tutti i parenti sono disposti ai bordi, okay? Nel perimetro della ruota. E c'è Terry al centro e mi fa vedere come partono delle spinte energetiche dei vari parenti che vanno a racchiudere in uno spazio sempre più piccolo Terry, non lasciandole il proprio spazio vitale. Me lo fa vedere così questo contratto che ha coinvolto tutti. Nel caso di Terry e nel suo cluster, nel caso della sorella? Anche. Sì, anche. Bene, la sorella c'è, la sorella 1, quella della casa. Questa qui è, sì, è quella mo morta più di recente, questa che mi si presenta, sì. Questa Sì. Oddio, non mi ricordo più, è quella della casa o è l'altra? Questa è è quella quella della della casa. Sì, ca No. sì. Aspetta, lo chiedo alla figlia di Terry. Quella morta di recente è quella della casa? No. Sì, ok. Quella morta tanto tempo fa invece è la seconda, quella che Terry vuole chiamare per avere un messaggio. Va bene. Quella della casa, come si presenta? Così appunto, con questa pergamena. Bene, Vic. Non facciamo un'analisi. Motivo per cui è morta di cancro, quali entità No, quella che è morta di... attaccate. Aspetta un attimo, eh. Ah, sì, ok, questa sì, è quella morta di cancro, giusto? La di Sì, sì, morta di cancro è sì, di recente ed è quella della esatto, casa. Ok. esattamente. Infatti anche lei mi dice che non ne poteva più di appartenere a questo contratto familiare e dice mi dispiace tanto di non essermi accorta che era questo il motivo che ci faceva stare così in contrasto e in contrasto con me. È Vuole proprio dire tanto qualcos'altro? dispiaciuta. Vuole dire Si qualcos'altro, Terry? scusa, si scusa. Io mi scuso con te. I figli di questa donna sono collegati a questo contratto? Sì, ci sono tutti. Ok, facciamo finta che il contratto si chiama il clan. Sì. Sono connessi al clan? Ok.
Chiamiamo la sorella mancata tanto tempo fa, quella che espressamente Terry ha chiesto si presentasse. Sì, vedo che all'interno del grande clan c'è anche lei, anche se occupa una posizione diversa, quindi non è allineata a questi altri parenti che tendono a contrastarla, ma era più vicina a lei. Era come se cercasse di fare anche una sorta di mediazione di questa situazione, è come se volesse starle più vicino. Vuole dire qualcosa a Terry di puntuale, preciso? Quello che hai visto è giusto riguardo alla mia morte. Ovvero? Come me e tanti altri, la storia è sempre la stessa. Dovevo fare numero. Doveva aumentare un certo numero, dice. Aumentare un certo numero. Un certo numero, sì. Di cosa? Mi dice due cose, il numero della statistica e poi mi dice il numero prefissato. Perché è stato prefissato un certo numero, diciamo così, di morti, di decessi. In famiglia. Qua lei me lo fa vedere come un progetto più ampio. Quindi come se fossero richiesti proprio dei sacrifici di vite che arrivassero a un certo numero e quindi lei doveva appartenere a questo numero qui per raggiungere il traguardo, per raggiungere l'obiettivo. Che concetti curiosi. Siamo qua per fare esperienze, ci infiliamo a volte in storie così complesse nelle quali poi si crede, bisogna, i numeri, ma scusami. Vabbè. Vicca anche questa signora, dove c'è tutto questo mio, anche questo mio, questa mia osservazione. Mi fa vedere, è come se mi aprissero uno squarcio al secondo universo. E mi dice, vedi, ancora siamo molto condizionati da questo, dai sacrifici che ci richiede. Un secondo universo che si sta chiudendo, si sta riducendo a zero e al quale costoro, questa sorella di Terry, sta ancora dando la sua energia, regalando la sua energia. Va L'ha fatto, sì, certo. bene, fra poco andranno tutti nel portale Auro, quindi ritireranno ogni tipo di regalo dato ad entità e contratti, se vorranno entrare nel portale Auro, dove si va avanti. Spediti verso la propria direzione pulita. Chiamiamo, sempre come disincarnati, la madre di Terry che è mancata quando Terry aveva 10 anni. Quello è stato un grosso strappo, perché Terry non era tanto pronta, anche perché da lì è iniziato, no? Un suo ruolo un po' precoce, mi dice levatrice, mi viene fuori questa parola, no? Quindi lei ha perso presto l'esperienza di essere figlia, specialmente, sai, figlia di una madre, e ha dovuto iniziare lei. Quasi precocemente proprio, no? A svolgere il ruolo di donna, di domestica anche, di levatrice, ecco. Infatti poi è arrivato un matrimonio molto presto con tanti figli, no? Dell'uomo con cui lei si è sposata che ha dovuto seguire, accudire, più ulteriori i suoi che lei ha messo al mondo. La madre, di cui Terry probabilmente ha solo dei vaghi ricordi, cosa vuole dire a Terry? Vedo che la prende in braccio come se fosse ancora una bambina, quasi che la culla, come se fossero proprio tornate indietro nel tempo. Cioè l'azione è quella di cullare, però Terry in verità ha l'età che ha adesso,
ma il sentimento che questa madre mette è quello come se fosse un bebè. È come se la volesse far di nuovo sentire bambina, protetta, perché lei si è dimenticata questo tipo di esperienza, questo tipo di sensazioni. È sempre stato poi il contrario, che è stata lei, no? A doversi occupare di proteggere e fare per. La vuole far sentire figlia e Sì. non madre precoce. Chiamiamo l'aborto che ha avuto per questioni futili, spontaneo. Allora, lì mi dà diversi fattori. Mi fa vedere innanzitutto l'impianto, quello che ti ho detto a triangolo, che riguarda appunto tutta la parte intima e riproduttiva. Poi mi fa vedere l'interferenza del felinoide, il leone, e mi fa vedere uno dei comandamenti. Sai, dei comandamenti di Mosè che abbiamo visto all'inizio. Cioè, quale? Uno dei cinque che abbiamo visto? Uno dei cinque che non Secondo abbiamo visto? me sono anche più di 10, perché poi non li riesco a leggere, ma è come se fosse proprio una lista lunghissima. Qual è questo? È legato all'aborto? Non avrai la felicità che cerchi e che è lì a portata di mano. Va bene, l'aborto era una PS. C'era già una PS. No, 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 per No, quello no. quindi, vabbè, No, quindi una PE. però mi fa anche vedere come fosse un po' un gioco anche crudele del leone per crearle anche un anche se è stato solo transitorio, ma una difficoltà, diciamo così, di rapporto con il figlio, il bambino, che gli aveva fatto ingenuamente questo scherzo. Scherzo che poi le ha prodotto lo spavento, spavento che ha prodotto l'aborto. C'è di mezzo al leone, vabbè. Il marito di Terry è già stato chiamato in un'altra sessione ed è già stato mandato nel portale aureo. Dimmi se è richiamabile. Lo vedi? Beh, me lo fa vedere molto sorridente. Però, tipo, è come mi dice che questo sorriso è della dentiera, non so perché dice così. Quindi me lo fa vedere già a un elevato livello di consapevolezza. Scherzoso lo vedo, giocoso. Cioè era già nel portale aureo. Era già nel portale aureo e la figura che lui adesso mi può portare all'esterno del portale aureo è questa. Va bene, apriamo il portale aureo, chiamiamo tutti i parenti di Terry, di tutte le generazioni, e invitiamo costoro, mi dici più o meno quale numero ti viene, e le persone singole che abbiamo chiamato, ad entrare nel portale aureo, a diventare tutte come questo marito, un po' più consapevoli e scherzose. Non mi viene un gran numero, forse perché avendo già aperto il portale aureo in precedenza alla figlia di Terry, il numero che mi viene attualmente è 54. Ok, beh, comunque tanta gente, eh. La storia della figlia di Terry è simile a quella di Terry, non è coincidente, quindi. E comunque ricordiamo che ogni volta che chiamiamo i disincarnati non si presentano tutti, si presentano quelli che vogliono Esatto. già, hanno già capito che cos'è il portale aureo e vogliono andarci. Altri non l'hanno capito e non ci vogliono andare. Perché se uno non ci vuole andare, cioè se uno non ci va è perché non l'ha capito. Se l'ha capito, ci vai anche a gambe levate. Infatti sto notando che questo contratto qui del grande clan, si sta riducendo.
Perché vi facevano parte anche dei disincarnati, no? Quindi si è ridotto di dimensioni, essendo loro transitati nel portale aureo. Riduciamolo ulteriormente, chiamandoli a metà sessione, più che metà sessione, o all'inizio è uguale i componenti del cinema. Perché? Perché nel cinema si acquisiscono le informazioni che sono state proiettate fin dall'inizio e si assiste in diretta al seguito. Tutti i figli suoi, tutti i figli non suoi, i gatti, tutti i parenti, tutti, invitiamo tutti. C'è un po' di scarsa disciplina, nel senso che sono venuti tutti, però vedo, so, qualcuno un po' annoiato, un altro che fuma. Gli annoiati e fumanti fuori. Chi viene, viene con rispetto, ringraziando dell'onore e dell'occasione. Non viene fumando, non viene cazzeggiando, non viene togliendosi lo sporco da sotto le unghie, fuori. Gli altri, gli irrispettosi, fuori. Chi parla guardando il cellulare se ne va a gambe levate. Ah, questo che fumava mi diceva, bene, esco un attimo, la spengo e rientro. Uno dei non figli di Terry? Non so, sai se invece è un nipote, perché mi sembra Nipote, più giovane. Io penso che sia un nipote. ok. Le tre figlie di Terry? Una è qui presente. Sì, no, lei è assolutamente in prima fila. I sei figli del marito? Sono un po' sparsi nel cinema. Sì, Vabbè, i gatti? sì. Uno è in braccio a Terry, l'altro in braccio alla figlia di Chi è il più interessato o interessata nel cinema? Terry. La figlia di Terry, ovviamente. E il secondo? C'è un giovane, c'è uno un po' più giovane, in età adolescenziale, un ragazzo. Va bene. Missione non impossibile. Ripristinare l'udito. Lo chiediamo alla PS e alla PE di Terry. Anzi, vediamo come si chiamano la PS e la PE di Terry. La PS mi dice granata. E la PE? Un po' strano, non so perché è venuto fuori così. Dimmi. Ma non so se dirlo, viene fuori verruca. Perché? Vabbè. Chiediglielo perché. Ok, lei mi dice che è attinente alla forza che lei gli vorrebbe dare di camminare e che lei in qualche modo ha sempre un po' frenato, proprio come se avesse una verruca sotto i piedi. Questo senso di dolore nel momento in cui cammina, fa delle cose per sé, quindi è impedita a farlo, no? Però invece la PIE vorrebbe proprio favorirla in questo senso, ad occuparsi di se stessa, a non farsi intimorire dalle richieste altrui, perché gli altri sono sempre stati abituati a chiedere a lei, in continuazione, Pretendere anche, no? pretendere, oh già, esigere. Come si chiama il programma, il progetto di Terry? E me lo dà come il nome del contratto, il grande clan. Come sia difficile stare dentro un clan così grande,
quante forze contrastanti ed opprimenti si scaturino. E come lei ha cercato comunque in qualche modo di accontentare tutti, spesso non accontentando se stessa, e avendo anche questi problemi fisici proprio a causa di questo, di essersi messa molto da parte. Vabbè, è giunto l'ora di andare al cluster. Soprattutto questo contratto che la lega al clan e tutti i contratti di questa vita e di tutte le 1592 vite sono lì, belli, radicati, che dormono nel cluster. Sì? Come Sì, li vedi? come delle sedie impagliate, come se lei mi volesse dire come questi contratti mi hanno fatto stare seduta. Sì, Ferma. non li voglio più, perché io adesso voglio camminare, voglio alzarmi. Come lo vedi quello del clan? Quello del clan è proprio invece, tipo la sedia elettrica. Via tutti. Li vuole togliere? Sì, assolutamente, in maniera molto risoluta, decisa. Mi fa vedere che mentre fa questa azione di mettere tutto quanto dentro il portale definitivo, ha una sensazione come quelle quando scendi, sei andato in montagna, ipotesi in macchina, no? Scendi giù dalla macchina e ti si stappano le orecchie per il cambiamento di pressione. Mi fa questa sensazione qui, che le si stappano le orecchie mentre svolge questa azione di pulizia. Via tutto. Sì. È giunto il momento di diventare i creatori della propria vita. Mostra a Terry, ma non lo fare tu, come creare un ad eternum e come creare un nuovo ad eternum che abbiamo messo a punto di recente, ad eternum veritas, che si rifà cioè alla verità delle cose, all'essenza delle cose. Innanzitutto questo è un gioco. E in secondo luogo, non esiste nessun dovere, in questo caso per Terry, non esiste nessun assoggettamento. La verità delle cose è il suo benessere o il suo percorso, le sue esperienze, che, se vogliamo, lei ha scelto per la sua vita e perseguito per la sua vita. Ma oggi è qui a richiedere una sessione di questo tipo, di pulizia energetica, di cambio del paradigma, perché queste esperienze le ha fatte e adesso fa quelle del benessere, dell'indipendenza, dell'assenza di problemi relativi alla sua casa, alla sua vita, problemi degli altri. Mi fa vedere che accanto a lei c'è la figlia. Mi fa vedere come fanno un ad eternum particolare. Cioè, allora lo fa Terry, ma la figlia l'assiste perché la figlia li sa creare. E Terry decide di farlo tipo a forma di albero di Natale. E mi trasmette la sensazione che per lei la famiglia è importante, che l'unione e la vicinanza, la collaborazione per lei sono importanti. Ed è come se volesse creare un ponte tra questa, la famiglia però nell'armonia e nella serenità, e quelle che sono le proprie necessità, le proprie volontà. E quindi me lo rappresenta così, come un albero, no? Attorno al quale si possono riunire tutti in serenità e tutti sono importanti e tranquilli e sereni e comunicano pacatamente tra di loro. Questo. Bene, lo mette lì nel cluster.
Il cluster è libero. Ah, sì, ha svuotato tutto, sì, pulito tutto. Avatar, il fantoccio che controlla tutte le vite di Terry e quella di Terry, davanti a un computer, una tastiera, uno schermo, quello che lei stessa ha autorizzato a fare questo lavoro per gestire il gioco in cui siamo infilati. Non ci serve più, non lo vogliamo più, lei non lo desidera più, lo elimina. E anche qua, a guardiano della situazione, mette due ad eternum. Ok, mi ha fatto vedere che ripuliva tutto, mentre ripuliva mi fa vedere questo avatar a cui sono praticamente aggrappati tutta una serie di avatarini, come se fossero i suoi figlioletti. In ogni caso lei ha già ripulito tutto. Bene, ha messo i due ad eternum. Li ha Ottimo. piazzati, sì, belli Nuova radiosi. frequenza di Terry. Sessantaquattro miliardi. Cioè, Nuova consapevolezza. 137%. Nuovo numero di vite. 1312. Nuovo livello della PS. 44%. Nuovo livello del cervello utilizzato percentualmente sul totale. 8%. Ottimo. Ci sono ancora quelle entità mentali, 5-3, quelle entità eteriche, la coccinella scarabeo, metà universo 1, metà universo 2, il leone, la vipera, Mosè, Zeus e 2 DL, nonché tutti gli impianti. No, non c'è più nulla di tutto questo. Consigli, messaggio finale della PS di Terry e anche della PE in relazione all'obiettivo per nulla esoso di ripristinare l'udito anche con strade, nell'ambito di medicine alternative quali omeopatia, che sono già ampiamente battute anche da altri. Dunque, mi indica di andare, ma secondo me le arriverà tra breve l'informazione di chi può essere la persona giusta, tipo che magari ne consulta due o tre, anche solo per avere informazioni, e poi arriva quello che gli interessa, e che è uno studioso olistico che integra, varie pratiche, non effettua una sola. Per cui è anche possibile che gli dia dei rimedi omeopatici, però vedo proprio come sia importante intraprendere anche questa strada qui della manipolazione mandibolare profonda. Mi fa vedere anche che le va a manipolare la zona in generale del cranica, della testa, così vedo Dietro. che. Sì, esatto, dietro, sì. La cervicale vedo che le manipola, appunto come ti ho detto, la bocca, sia all'esterno che all'interno. Vedo anche in generale qua sopra gli occhi, il viso proprio in generale, che la va a trattare il collo. Vedo che molto la testa le tratta. Esternamente e qualcosa anche internamente nella bocca. Ok. Sì, poi vedo che le metti un cosino dentro l'orecchio, come una sorta di riflesso, dice, delle orecchie. Non è No, un apparecchio, quello c'è già. no, 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 è uno strumento che viene utilizzato Ah, ok. per questa pratica. Sì, poi vedo che le cambierà l'alimentazione, anche le dici di cambiare l'alimentazione. Va bene. Come vedi la figlia qui presente? E lei è Vicina, ma. bellissima proprio. Lei è bellissima, felicissima. È in festa, mi dice, sono in festa. Quanto vibra? Oh. 137 miliardi. Ok. Lo mostriamo alla madre in modo che quello sia il suo nuovo obiettivo. Alti livelli di vibrazione e anche di consapevolezza. La consapevolezza si acquisisce in tanti modi, anche guardando i nostri video. Quindi
mai dire oh, ok, sono arrivato, ho fatto la sessione, adesso è finita. No, adesso inizia un Esatto. lavoro per comprendere anche con il mentale che ripristinare l'udito è possibile e deriva da un intento personale. Cerchiamolo questo intento di terra in chiusura. Dimmi. Sì, me lo mostra come che in alcuni momenti si è affievolito, mi fa vedere questa fiammella che quasi si stava spegnendo in certi momenti e mi fa vedere adesso come è invece un fuoco che divampa. Dove? La fiammella io la vedo proprio collocata nella zona in cui lei ha accusato questo disturbo, quindi al fegato, e mi fa vedere che ovviamente è da intendersi non come un bruciore, ma intendersi proprio come una voglia, un desiderio, una forza di voler portare a termine questo suo obiettivo, proprio un fuoco sacro quasi. Quindi diciamo nella zona grosso, sì, centrale del busto. Le sorelle della figlia di Terry, cioè le altre due figlie, quelle avute figlie e figlie, come le vedi nel cinema? Male. Hanno un livello di consapevolezza un po' differente da Terry, però vedo che hanno seguito in maniera affettuosa la sessione. Ok, gli altri? Le sorelle invece di Terry allora dunque no, le due sorelle boh, sono decedute. Volevo dire le nipoti di Terry. Si sono un po' acquietate. Le Ah, quelle della vedo, casa. sì, quelle che ultimamente si accanivano con vari pretesti, eccetera, le vedo un po' più tranquille, come se avessero iniziato a respirare più profondamente. I gatti malati sono consapevoli del fatto che possono guarire? Questo non lo vedo, sai. Check sull'amigdala. Pulita? Allora, hai detto tu giustamente prima una parola che è un processo. Quindi noi abbiamo avviato in buona parte questa pulizia. Ora però questo processo deve continuare. Da Affinché parte di avvenga una Terry. pulizia sì, più profonda e integrale. Quindi abituarsi a provare emozioni e a Sì. connettere, non so, emozioni di gioia, toh, guarda, mi ricorda quando ero felice a 5 anni e quando mi hanno regalato questa bambola. Andiamo a cercarla in soffitta. Sì, è proprio questa bambola e a maggior ragione quelle emozioni, rivedendo la bambola è un esempio, ovviamente, no? Sì, Questo è un lavoro. quindi sì, e anche riuscire ad agganciare al presente le emozioni. Quindi rendersi conto che le emozioni non sono solo legate necessariamente al passato, ma possono, anzi, lo sono più che mai al presente. Ultima domanda alla PS e alla PE congiunte di Terry. Lasciare quella casa, andarsene da un'altra parte? Mollare il clan? Questo è possibile anche stando in questa casa, mi dice, che lei troverà il modo anche di approcciarsi differente e di creare proprio un campo energetico differente per un clima familiare un po' più disteso. Ok, tanto ridacchio perché è passato un gatto, così. Ok, io quando vedo un gatto non capisco più niente. Poi quando mette la faccia davanti alla telecamera c'è solo una faccia di un gatto. Non si vedrà nella registrazione perché ci sarà la censura, ma vedrete nella censura tutta una roba rossa e quello è il gatto. Ho visto che i gatti sono stati molto presenti durante tutta la sessione e Sì. che è come se facessero molto affidamento a loro due.
Cos'è venuto a fare questo qua rosso adesso? Ci è Rossa, saltato? ecco, l'avevo visto rossa. È un po' come una sorta di... mi fa vedere che mette la zampa tipo come approvazione, no? Come un timbro d'approvazione di questa sessione. Va bene. Come vedi Terry? Come all'inizio? No, assolutamente. Adesso in eterico assolutamente mi appare sorridente e che ha voglia finalmente di fare e di provare a vedere come vanno le cose. Benissimo. Andranno bene. Mettiamo un ad aeternum in casa, lo fa lei, nella sua casa. Uno, ne aspetta, della tua, no, il nome non esiste, figlia di Terry, perché la fiamma la puoi cambiare oggi, domani, in qualunque momento. Il nome non esiste, è un'indicazione falsa e sbagliata. Posso chiedere se l'hai trovata? Hai dei sospetti? Aspetta, adesso stiamo parlando della figlia di Terry? Di La Terry? figlia, sì, no, 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 lascia stare, no, no, niente di che. Mettiamo un ad aeternum nel corpo fisico di Terry, fisico, mentale, emozionale, eterico, subliminale e nella casa. Lo fa lei. Sì, questa volta lo fa lei. Completamente da sola. Contenta finalmente di poter tirar fuori il proprio estro, la propria fantasia, il proprio potere. Bene, abbiamo finito. Disconnettiti da tutto e tutti.